Giornata di sciopero per i lavoratori della Caffaro, la CGIL, fermare i licenziamenti per garantire la sicurezza. Ci troviamo in grossa difficoltà, scrive il sindacato di polizia sull'emissione dei nuovi passaporti. A Brescia è una missione impossibile. Brescia assaltata dai turisti, dice la loggia esultando per le presenze nei primi 4 mesi di Capitale della Cultura. Da questa sera si fa sul serio, alle 20:30 iniziano i playoff per la N Brescia che affronta Ortigia per la corsa scudetto. Tante gocce fanno un mare, tante piccole somme mensili possono costruirti un futuro sereno. Siamo RigSave Capital, tu decidi quanto investire, come e dove lo decidiamo insieme. Vieni a trovarci, siamo a Brescia in corso Zanardelli 38. RigSave Capital, investire consapevolmente. Buonasera dalla redazione di Live e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale che in primo piano vede la giornata di sciopero andata in scena quest'oggi all'esterno dell'ex sito produttivo della Caffaro di via Milano. Sciopero perché? Perché sono stati confermati i licenziamenti da parte di Caffaro Brescia SRL, la società che attualmente si occupa del mantenimento della situazione di sicurezza e quindi della barriera idraulica. Nei giorni scorsi i primi due sono stati notificati e quindi da qui la mobilitazione con presidio. Sentiamo un po' qual è la situazione con Patrizia Moneghini, che è la segretaria della Filtem CGIL di Brescia. La situazione è quella che Caffaro ha denunciato già mesi fa, cioè qualche tempo fa, una difficoltà a proseguire con tutti gli impegni, dicendo se non abbiamo risposte dal Ministero noi dismettiamo l'attività ordinaria e quindi proseguiamo con i licenziamenti di tutti. Sembrava rientrata un po' la questione perché si è aperta un'interlocuzione con il Ministero che doveva dare delle risposte. Il giorno che al tavolo della Regione si avviava la possibilità di un percorso, Caffaro ha staccato i primi due licenziamenti. Sono i primi due, perché l'idea di Caffaro è che in pochi mesi di chiudere tutto. Noi abbiamo detto aspettate che c'è un percorso in atto che può trovare la soluzione per garantire il passaggio rispetto a gestione barriera e sicurezza del sito, e però l'azienda ieri ci ha confermato i licenziamenti. Noi adesso siamo in contatto costante col commissario del sito Sincaffaro, che si è reso subito disponibile e ci sta sostenendo costantemente rispetto a trovare una soluzione positiva a quello che si è determinato. In giornata dove stiamo aspettando una convocazione dal prefetto, per noi la nostra richiesta è fermare i licenziamenti, gestire questo passaggio in maniera il più lineare possibile per garantire la sicurezza del sito, il funzionamento della barriera e la continuità operativa di questo personale che può essere utile a tutta la cittadinanza. Incontro in prefettura che dovrebbe esserci proprio nelle prossime ore, quindi seguiremo gli sviluppi. Nel frattempo ascoltiamo anche la voce di Maurizio Loprea, che è uno di questi due tecnici lavoratori all'interno del sito produttivo che proprio in queste ore ha ricevuto la lettera di licenziamento. Venerdì mi è stato comunicato verbalmente che io venivo insieme al mio collega Gino, venivo licenziato dalla Caffaro Brescia, cosa che sabato mattina avrei ricevuto la lettera di licenziamento. L'ha ricevuta? No. Quindi martedì, ieri, mi sono presentato al lavoro, visto che non avevo ricevuto niente di documentato. E niente, poi nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, prima che uscisse, insomma, 20 minuti prima che uscisse, mi è stata consegnata la lettera. Lei cosa faceva qui all'interno dell'azienda? Io ero uno dei tecnici di sorveglianza in turno dello stabilimento, mi occupavo sia della parte produttiva, sia della parte qualità, sia della parte sicurezza dello stabilimento, dell'istruzione del personale, formazione delle squadre di pronto intervento, gestione dell'emungimento delle acque, controllo delle acque di scarico finali, di tutto ciò che concerne la sicurezza del sito. Io insieme ai miei colleghi. Senza di voi c'è un problema di sicurezza? Allora, senza di noi sicuramente c'è un problema di sicurezza, perché siamo gli unici rimasti, gli unici tecnici insieme
Io definisco tecnici anche gli elettrotecnici, il gruppo elettrotecnico, il gruppo che si è rimasto, insomma, tutti quelli che si è rimasti qui, a prescindere dalle mansioni che stiamo facendo, siamo quelli che garantiamo la sicurezza di questo sito per quanto riguarda l'emungimento delle acque, quindi di tenere la falda bassa, di tenere la falda che non vada a lambire il sottosuolo con le sostanze per la quale è inquinato il sottosuolo. Siamo quelli che dovremmo, non lo so più come definire, gestire l'eventuale nuova barriera che si sta formando, come il trattamento piezometri o il trattamento dei pozzi nuovi che verrà adeguata. Cambiamo argomento. Dopo mesi di discussioni è ancora praticamente impossibile un'impresa riuscire ad ottenere un passaporto a Brescia in tempi ragionevoli. In queste ore ha preso parola anche il SIAP, il sindacato italiano appartenenti polizia, chi si occupa appunto dell'emissione materiale di questi documenti, dicendo che è una situazione davvero molto difficile. Ci troviamo in grosse difficoltà nel dover rispondere alla cittadinanza che cerca di prenotare un appuntamento per richiedere il legittimo passaporto. È questo il grido d'allarme lanciato dal SIAP di Brescia al sindacato italiano appartenenti polizia, che rimette sul tavolo una problematica tanto dibattuta nei mesi scorsi ma ancora di strettissima attualità. Riuscire a ottenere un passaporto è infatti un'impresa, visto che la lista relativa alla questura di Brescia è ferma a parecchi mesi di attesa. Qualche appuntamento è disponibile ad Arfo, ma come ben sappiamo vige il vincolo territoriale. Siamo a maggio e l'estate si avvicina. L'aumento delle richieste per il passaporto è fisiologico, continua il SIAP, aggiungendo di aver più volte chiesto provvedimenti all'amministrazione. Ottenere un appuntamento online presso l'ufficio passaporti di Brescia è diventato pressoché impossibile senza la possibilità di sapere quando si apriranno gli slot. Anche fare richiesta via PEC è una mezza impresa, secondo il sindacato, principalmente a causa di un errore di trascrizione nel link che rende il tutto ancora più arduo. Il SIAP segnala anche la presenza quotidiana di una lunga coda di persone che, rassegnate dopo innumerevoli tentativi telematici, prova a presentarsi di persona al commissariato Carmine. Anche lì però gli agenti non possono fare altro se non invitarli ad utilizzare la PEC. Le promesse dell'incremento massivo di personale sono state fatte dal questore, ma oggi solo poche unità sono state assegnate, aggiunge il sindacato. L'impiego delle risorse umane è una discrezionalità del questore, che a oggi non sta dimostrando di porre la giusta attenzione per salvaguardare il benessere e la sicurezza di tutti i dipendenti. È il momento della pagina politica del giornale. Quest'oggi non sentiremo delle voci dei candidati come di consueto, ma ci concentreremo invece sulle schede elettorali, perché quest'oggi la Prefettura di Brescia ha pubblicato i consueti facsimile delle schede per i 16 comuni della provincia e ovviamente anche per la città di Brescia. Allora cerchiamo un po' di capire com'è per prendere un po' di confidenza e facciamo anche un rapido assunto di come si vota. Quando mancano poco più di 10 giorni al voto del 14 e 15 maggio, si entra sempre più nel clima elettorale. Da oggi è possibile prendere confidenza con le schede elettorali di Brescia e dei 16 comuni della provincia chiamati a eleggere un nuovo sindaco grazie ai facsimile pubblicati dalla prefettura. In generale, la scheda è ovviamente una e di colore azzurro. Come deciso dall'estrazione, l'ordine dei candidati per la città è Alessandro Maccabelli, Laura Castelletti, Alessandro Lucà e Fabio Rolfi. Più che come le regionali, l'impostazione della scheda ricorda quella delle elezioni politiche di settembre. Nel riquadro in alto è presente il nome del candidato sindaco, mentre al di sotto la o le liste in suo sostegno, una per Maccabelli, 8 per Castelletti, 3 per Lucà e 6 per Rolfi. A differenza delle politiche però, qui c'è la possibilità di esprimere un massimo di due preferenze nelle linee tratteggiate poste a fianco dei simboli. Si può scrivere un solo nome oppure due, ma in tal caso è obbligatoria l'alternanza di genere pena l'annullamento della seconda preferenza. Ma come si vota? Si può barrare il nome del candidato sindaco, il simbolo di una lista oppure entrambi. Nel primo caso il voto va al solo candidato, negli altri due sia al candidato sindaco sia alla lista di candidati consiglieri scelta. Attenzione però, perché si può optare anche per il voto disgiunto, tracciando una croce su un candidato sindaco e su una lista a lui non collegata. In questo caso il voto va sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata.
Si vota nello stesso modo anche nei comuni con meno di 15.000 abitanti e quindi tutti i restanti comuni della provincia bresciana che andranno al voto il 14 e 15 di maggio. La scheda però è leggermente diversa, quindi vi invito a leggere l'articolo con il tutorial sul nostro quotidiano online www.brescia.tv, in cui trovate anche il link con i facsimile delle schede per tutti i comuni, quindi tutti questi 16 comuni che andranno al voto in provincia di Brescia. Proseguiamo sempre parlando di elezioni, ma una notizia un po' particolare, perché ovviamente le scuole che saranno sede di seggio saranno chiuse il 15 e il 16 di maggio, e per qualche famiglia può essere un problema. Una soluzione potrebbe arrivare da Fondazione Brescia Musei, che ha organizzato un election camp. Il 14 e 15 maggio si vota. Questo significa che alcune scuole di Brescia saranno chiuse perché sede di seggio. Per venire incontro alle famiglie che magari si trovano in difficoltà nel gestire i figli, Fondazione Brescia Musei ha deciso di organizzare un election camp dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, in una location tutta speciale. Fra giacque scoperte, infatti, questi alunni orfani della loro classe potranno accasarsi in castello e in particolare nelle nuovissime aule didattiche del Museo del Risorgimento Leonessa d'Italia, tra il piccolo e il grande Emilio, che saranno sfruttate per la prima volta. Due sono i temi che si affronteranno: la grande cultura ottocentesca e l'arte della tessitura, protagonista della mostra I nodi del giardino del paradiso. Lunedì i giovani partecipanti potranno scoprire il Museo del Risorgimento. Prendendo spunto dai reperti esposti, ogni partecipante potrà costruire il proprio souvenir, mescolando lo stile ottocentesco con elementi e tecniche contemporanee, mentre i bambini, martedì, saranno invece invitati a sperimentare e tessere i sogni, per sperimentare l'antica arte della tessitura rivestita in chiave fantasiosa. Il format dell'election camp è declinato sui tempi di chiusura delle scuole, dalle 8:30 alle 15:30. Come di consueto, alle famiglie viene chiesto di fornire ai bambini merende e pranzo al sacco. Continuiamo a parlare di cultura, e più nella precisione di capitale della cultura, perché sono ormai trascorsi 4 mesi di questo 2023, praticamente un terzo di quest'anno di capitale se n'è già andato, e allora la Loggia ha voluto fare un po' un bilancio di quelle che sono state le presenze in questi primi 4 mesi, e addirittura esulta dicendo che è stata assaltata dai turisti la nostra città. Sono trascorsi 4 mesi dall'inizio dell'anno e quindi se n'è già andato un terzo del 2023 di Brescia, capitale della cultura. È quindi il tempo di fare un primo bilancio sulle presenze, e la Loggia parla di una Brescia assaltata dai turisti. Come cartina al tornasole, il comune usa i dati della tassa di soggiorno, confrontandoli con quelli del 2022. A causa del Covid è naturale che affiancarli ai numeri del 2020 e del 2021 non avrebbe alcun senso, mentre prima i dati non esistono, poiché la tassa non era ancora stata istituita. Venendo alle cifre, sono state 202.300 le persone che hanno pernottato a Brescia nei primi 4 mesi dell'anno, il 16,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo la Loggia, se si confermasse questo trend, a fine anno il numero dei pernottamenti supererebbe il 1 milione di turisti. Un pacifico assalto confermato anche dai dati dei 2 infopoint turistici della città, che hanno registrato un aumento del 130% di accessi. Fra gennaio e aprile del 2022 erano stati 3.350 i turisti a entrare negli infopoint, in questo 2023 ben 7.729. Per tre quarti si tratta di visitatori provenienti da varie regioni d'Italia. I più presenti si confermano poi essere i visitatori da Germania e Austria. A ruota seguono le persone arrivate a Brescia da Spagna e Portogallo. Fra i più presenti figurano anche i francesi, ma non sono mancati nemmeno i turisti provenienti dal Regno Unito, che si collocano al quarto posto. Ora una parte del giornale dedicata all'ambiente. Partiamo innanzitutto dalla siccità, perché nonostante la pioggia degli ultimi giorni, che comunque è arrivata anche copiosa, la situazione rimane critica e il deficit per la Lombardia rimane ancora importante. La pioggia degli ultimi giorni ha dissetato i laghi bresciani, ma certo non basta per lenire una carenza ormai conclamata. Massimo Sertori, assessore regionale con delega alle risorse idriche, ha illustrato in consiglio regionale per la crisi idrica la situazione che sta vivendo la regione nonostante l'arrivo della recente pioggia. Sicuramente utili e importanti le piogge e le nevicate di questi ultimi giorni, ha dichiarato l'assessore, ma la situazione in Lombardia continua ad essere monitorata quotidianamente con tutte le attenzioni dovute. Infatti, prosegue, siamo ancora alle prese con un forte deficit quantificabile in un meno 43%. L'assessore Sertori si è detto infine disponibile a individuare anche un percorso in consiglio regionale nel quale coinvolgere le commissioni competenti per affrontare nella maniera più completa possibile questa problematica.
Chiudiamo questa pagina di giornale tornando un po' all'inizio in realtà, perché parliamo di Caffaro, non in questo caso del quanto riguarda l'occupazione del sito produttivo, bensì su quelle che ben conosciamo essere le conseguenze ambientali dell'attività che appunto nel sito di Via Milano era operata fino a diversi anni fa. Quest'oggi è stato infatti riconsegnato alla comunità, alla città di Brescia, uno dei parchi feriti del sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro, si tratta di quello di Via Palermo. È stato riconsegnato alla comunità il parco di Via Palermo, una di quelle aree verdi ferite dall'inquinamento della Caffaro e sottoposto negli ultimi mesi alle operazioni di bonifica. A fine 2020 era stato approvato il progetto definitivo, con una singola gara d'appalto da oltre 1.200.000 euro che comprendeva anche il Parenzo Nord. Durante gli scavi previsti dal progetto operativo di bonifica sono inoltre stati trovati frammenti di amianto e sono state quindi approvate due perizie di variante finanziate con le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento. Lo scavo ha interessato i primi 90 centimetri dal piano di campagna per una superficie di 1720 metri quadrati. Il materiale scavato è stato depositato nella zona di stoccaggio collocata nei pressi del Parenzo e, prima di essere inviato agli impianti di smaltimento, è stato analizzato. Sono state mantenute 3 piante, mentre 5 sono state abbattute e sostituite con 3 nuovi alberi e 13 siepi. Sono stati realizzati vialetti pedonali in calcestruzzo e sono state collocate panchine lungo tutti i percorsi. La certificazione di avvenuta bonifica è stata rilasciata dalla provincia di Brescia lo scorso mese di aprile. Dopo le bonifiche di Calvino dell'Edda, Rosa Blu, Maggiolini, Durante, Calvesi e Cacciamali, ora mancano all'appello il Parenzo Nord, via Livorno e via Fura. L'obiettivo è terminare entro giugno 2025. Brevissima pausa prima dello sport, rimanete con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Riconoscimento speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom e Jerry. Tabaccheria.servizi a San Polino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom e Jerry, facile, veloce. Aperto tutti i giorni, festivi esclusi, in via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Buonasera anche agli amici sportivi di Elive, questa sera non possiamo non occuparci di pallanuoto, non possiamo non parlare della N Brescia che alle 20.30, quindi fra poco, inizia ufficialmente il suo percorso nei playoff scudetto, rush finale della stagione per riuscire a riagguantare il titolo nazionale e magari interrompere nuovamente un dominio che ben sappiamo essere in mano agli avversari di sempre, alla Pro Recco. La prima sfida però è contro Ortigia in semifinale, un Ortigia che aveva fatto male i Leoni di Sandro Bovo alla fine di febbraio in Coppa Italia, era arrivata un'inattesa eliminazione e anche per questo i giocatori sono carichi. Allora sentiamo Cristian Presciutti e Vincenzo Dolce alla vigilia. Sono partite dove ci prepariamo tutta la stagione per questo tipo di partite, affronteremo una squadra che ci ha già messo in difficoltà, però noi sappiamo quello che vogliamo, sappiamo cosa vogliamo andarci a prendere, quindi rispetto per tutti, ma facciamo, pensiamo a noi stessi e andiamo a giocarci questa semifinale che sarà sicuramente interessante e saranno delle belle partite. Quello che trasmettiamo a questa città, oltre il valore sportivo, ma penso che trasmettiamo passione, amore e il ricambiamento della città è una cosa che per noi ci dà molto orgoglio. Li aspettiamo tutti perché per andare a sognare e per andarci a prendere quello che vogliamo abbiamo bisogno di tutti, quindi li aspettiamo in piscina e combatteranno insieme a noi. Non vedevamo l'ora di che arrivasse questo momento, la parte più importante della stagione. Con loro abbiamo sofferto in Coppa Italia, abbiamo un conto in sospeso, siamo concentrati, siamo carichi e vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo giocare bene in difesa, sappiamo quanto valiamo. E sono convinto che se imponiamo il nostro gioco, il nostro ritmo, la porteremo a casa. Loro sono una squadra molto organizzata, ma comunque noi siamo pronti a questo e ci stiamo allenando per questo.
Il tempo a nostra disposizione è finito, ma le notizie continuano ad aggiornarsi come sempre sul nostro quotidiano online www.livebrescia.tv, eccolo qua, sul quale trovate anche la diretta in streaming di Live. Se invece tutte le news le volete ricevere direttamente sul vostro smartphone, il modo migliore è quello di iscrivervi ai nostri canali Telegram, Live Brescia News ed Live Brescia Sport. Grazie per averci seguito anche in questa edizione del telegiornale, telegiornale che torna ovviamente domani alle 12.30. Nel frattempo non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e a presto.